Buonasera a tutti, io sono Eleonora, io sono Beatrice. Questa sera ascolteremo diversi brani, sia da soliste che in duo a quattro mani. I primi due pezzi sono il Mephisto Walzer numero 1 di Liszt, mentre il secondo è la ballata numero 2 di Chopin. Come si denota bene dal titolo, Mephisto Walzer, questo pezzo è ispirato al poema Faust di Goethe, tema a cui molti artisti romantici si sono dedicati, mentre la ballata numero 2 di Chopin è caratterizzata fondamentalmente da due temi. Il primo con cui si apre la ballata è placato e sereno, mentre il secondo è molto più drammatico ed epico. Poi sarà la volta della seconda sonata di Prokofiev, composta nel 1912. Allora, questa sonata è formata da quattro tempi suddivisi fra loro, e però sono tutti accomunati da questo forte impulso ritmico ed energico che a volte sfocia in suoni duri e violenti, e questo lo si può ben notare sul secondo e quarto tempo. Però Prokofiev ha anche quei momenti molto lirici, molto placati e profondi, e questo invece lo si può ben notare sul terzo tempo. Poi vi proponiamo quattro brevi pezzi a quattro mani e anche uno a due pianoforti. Il primo è l'Allegro brillante opera 92 di Mendelssohn. Allora, questo compositore tedesco è ricordato proprio per la sua personalità molto gioiosa e serena, e che viene proprio rispecchiata anche in tutte le sue composizioni. Però ci sono anche dei momenti più docili, più eloquenti. Invece di Rachmaninoff vi proponiamo il secondo pezzo, tratto dalla suite numero 1, per due pianoforti. Allora, questo breve brano è intitolato La Nuit l'amour e inizia proprio con questa atmosfera molto docile, molto placata e di una serena notte estiva, per poi trasformarsi in un momento molto tumultuoso e passionale. Gli ultimi due brani invece sono due danze. Allora, la prima è la danza norvegese numero 2 di Grieg, che praticamente rispecchia un po' tutti i paesaggi tipici della Norvegia, mentre l'ultimo pezzo, che è la danza ungherese numero 4 di Brahms, presenta tutti gli elementi caratteristici della musica zigana. Infine, vogliamo ringraziare il canale Il 13, in particolar modo il dottor Di Meo, per averci dato questa opportunità, e vi auguriamo buon ascolto.